Sabina Pronio, ambassador della Modecor. Oggi stiamo vedendo tante belle sculture, tante belle opere d'arte quando la pasticceria diventa arte vera e propria, cake design che è sicuramente di tendenza, sicuramente apprezzatissimo, ma che consolida anche il proprio valore nel nostro paese rispetto ad altre tradizioni che magari ci erano lontane. Il vantaggio è che i prodotti all'interno che possiamo usare sono anche i nostri. Sì. Allora, noi in Italia chiaramente abbiamo preso un po' questa usanza americana, inglese, però noi in Italia facciamo le basi italiane, quindi pan di Spagna o magari del pan di Spagna un po' più sostenuto, le creme sono le nostre con le bagne, e cerchiamo di fare più prodotti italiani. Con poi magari mettiamo la pasta di zucchero e facciamo delle torte un po' più monumentali. Quindi questa è la cosa importante nostra, che cerchiamo di portare avanti il cake design ma a modo nostro, a modo italiano. C'è in questo caso poi la fibrillazione della competizione, perché c'è anche la possibilità poi di essere premiati, ma soprattutto la possibilità di parlare a chi opera dal punto di vista professionale in questo settore e a chi invece si accosta intanto per passione, poi chissà. Ma noi soprattutto, io faccio parte della Modecor, noi praticamente noi cerchiamo di far avvicinare le casalinghe a questo mondo, perché sono naturalmente sono le mamme che fanno per la prima volta le torte ai figli, ai nipoti, e quindi chiaramente si cominciano, ecco, non fanno magari, sono autodidatte, non fanno dei corsi, e quindi noi abbiamo questa importanza, cioè cerchiamo di andare nei vari negozi dove hanno i prodotti Modecor e gli insegniamo come fare le cose basilari con dei prodotti e delle tecniche veramente molto facili da svolgere. Quindi vedo che c'è un grande riscontro da questo punto di vista, vengono veramente volentieri e chiedono aiuto anche a noi, vedo tante persone, veramente, una cosa molto carina. Importantissimo, sottolineavo anche prima, il fatto che quest'anno come novità assoluta in Sicilia si sia introdotta non soltanto la dimostrazione di quelle che sono le tecniche del cake design, ma la dimostrazione in LIS, che è la lingua dei segni, che consente quindi anche di accostarsi a questo tipo di realtà persone che chiaramente senza poter seguire con il linguaggio che utilizzano non potrebbero altrimenti farlo. Sì, stamattina io ho fatto una demo, ho spiegato un po' di tecniche e c'era una signora che spiegava in questo linguaggio. C'era un gruppo di persone sordomute, erano messe qui e hanno seguito, perché erano veramente presi anche loro da questa, cioè loro sono delle persone sicuramente che piace seguire un poco tutto, infatti seguivano anche là dentro il latte art, seguivano e mi chiedevano come si stendeva la pasta, perché anche loro chiaramente piace questa tecnica. Una bella opportunità.